Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Benvenuti nel nostro primo Q&A in assoluto, ovvero in questo video risponderemo a tutte le vostre domande e curiosità. Prima di Natale abbiamo creato vari bots delle domande sia su Instagram che su YouTube, così che potevate fare il maggior numero di domande possibili e immaginabili. Quindi ne abbiamo raccolte davvero tantissime. Partiamo subito e non perdiamo tempo. Prima domanda a cui rispondiamo è questa: com'è stata questa esperienza? Mi piacerebbe tantissimo farla. Ovviamente stiamo parlando della nostra esperienza che abbiamo fatto all'estero, del nostro viaggio di 7 mesi in Europa. Questa esperienza è stata super super bella e positiva. Consigliamo assolutamente a tutti di farla e di provarla almeno una volta nella vita, proprio un viaggio di questo tipo, un viaggio tanto lungo da casa, perché ti fa uscire veramente tantissimo dalla tua comfort zone, dalle tue abitudini, ti fa proprio aprire la mente su tantissime cose. E devo dire anche che con un pochino di ingegno si riesce a fare questa esperienza anche super low cost, Sì. perché anche se andate a vedere dai nostri video, noi abbiamo speso davvero pochissimo. Ho una grande e semplice curiosità. Ma siete solo amiche o c'è qualcosa di più di una grande amicizia? Dimmi tu! Io! No, No, dai, perché? ragazzi, sto scherzando, no, non c'è nient'altro oltre la nostra amicizia, nel senso, non fosse stato così, non ci sarebbe stato niente di male, assolutamente. Ma no, cioè, siamo No. solo amiche, veramente. Quindi, curiosità risolta. Ne faccio un'altra, Sì. subito. Quali sono i piani per il futuro prossimo? Sicuramente questa risposta è andata da sé perché avete visto che finito il nostro viaggio in Europa siamo venute qui in Italia e quindi piani per il futuro prossimo, insomma, intendiamo questi mesi che passeremo in Italia. Altra domanda molto battuta e che ci avete chiesto in tanti: cosa fate di lavoro? Questo, facciamo questo di lavoro, infatti facciamo YouTube. Questa è la nostra unica fonte di guadagno in questo momento e quindi questo è il nostro lavoro. Ad aprile dell'anno scorso abbiamo iniziato a monetizzare e quindi abbiamo iniziato a guadagnare con questa cosa qua e per ora non stiamo guadagnando chissà che cifre esorbitanti, però stiamo investendo sempre di più e stiamo sempre andando più avanti, quindi insomma, prima o poi camperemo con questo. Esatto, diciamo che se vi state chiedendo che soldi state usando nel mentre, diciamo che prima ovviamente lavoravamo prima del Covid, prima di cambiare tutto e quindi avevamo dei risparmi da parte e stiamo usando quelli e noi spendiamo pochissimo come vedete dai video. Altra domanda, questa ragazza ci ha fatto mille domande tutte insieme, quindi cercheremo di rispondere a tutte. Allora, come vi siete conosciute? Ci siamo conosciute tramite Facebook perché dovevamo andare allo stesso concerto di Katy Perry e quindi lei ha iniziato a scrivermi e così ci siamo conosciute. Quanti anni avete? Allora, io ho 23 anni e tu? 25. Perché fate questo tour europeo? Quindi perché abbiamo fatto questo tour europeo? Perché abbiamo deciso di iniziare a viaggiare appunto per tutta la situazione del Covid che c'è stata. In ogni caso vi lasciamo qua sopra dei video dove vi raccontiamo un po' tutte queste cose. E così abbiamo deciso di iniziare questo viaggio e ovviamente abbiamo deciso di iniziarlo dall'Europa per iniziare comunque da dei posti vicino a casa. Che scuola avete fatto? Allora, io ho fatto l'Istituto Tecnico Turistico, mentre tu... Io ho fatto il liceo linguistico. Ok, e poi abbiamo fatto insieme l'Accademia di Fotografia dopo le superiori. Siete mai state fidanzate? Passiamo alla prossima domanda, che è meglio. Una domanda un po' da impicciona. Vi capita mai di litigare? E se sì, cosa fate se vi trovate in quel momento a condividere una stanza? Aia! Sono troppo curiosa. Un abbraccio, ragazze. Pure questa, ce l'hanno fatta in tanti, domande Sì, molto simili. gettonata anche questa. Vi capita mai di litigare tutti i giorni? A voglia, se Tipo litighiamo. 5 minuti fa, prima di fare il video. Io non Oddio. spiegherei niente prima delle domande perché Ok. se no uno E diviene come 50 rispondiamo? minuti. È così perché se dobbiamo prepararci ogni domanda.
Cioè, deve essere una cosa tranquilla. No, lo so, cioè, però... Cioè, se uno se le prepara tutte prima, ma non so. Preparare, un minimo sapere cosa rispondere, no? Vabbè, allora potevamo farlo un altro giorno, Chiara. Ma infatti dovevamo prepararlo io. Sì, litighiamo spesso, anche perché stiamo sempre insieme, quindi è normalissimo. Però diciamo che ci vogliamo abbastanza bene da litigare e fare sempre la pace, nel senso che abbiamo quel livello di sintonia ormai che anche se litighiamo non succederà mai che litighiamo e poi non ci parliamo più, non ha senso, no. Cioè ci conosciamo abbastanza bene per capire che problemi possono esserci, perché quella persona si comporta in quel modo e quindi risolviamo sempre tutto. Cosa fate se vi trovate a condividere una stanza in quel momento? Bella domanda. Cosa facciamo? E beh, come ci è sempre capitato, soprattutto durante il viaggio, che comunque avevamo degli appartamenti da 20 metri quadrati e quindi, insomma... Litigavamo e continuavamo a litigare. Poi, questa è la mia domanda che mi pongo da quando vi ho iniziato a seguire, ma non vi viene mai voglia di frequentare altre persone, di fare delle cose da sole una senza l'altra? Siete sempre troppo insieme, tutto insieme. Non è una critica, è semplice curiosità. Io impazzirei, per esempio, a non avere una vita oltre la mia migliore amica. Ok, ci sta. Cioè, ci sta come domanda. Sì, sicuramente è tutto troppo insieme. Cioè, sì, me ne rendo conto. No, nel senso che il nostro rapporto è asfissiante. Cioè, perché comunque noi, a parte noi due, non abbiamo amici. Cioè, nel senso, abbiamo magari quel giro di persone che ogni tanto vediamo quando torniamo in Italia. Non so che rispondere, perché è vero, per un'altra persona mi rendo conto che sia tutto troppo insieme. Sì. Però... Perché passiamo 365 giorni l'anno insieme. E non è che dici una delle due va a lavorare e quindi non ti vedi per tre ore. Noi ci vediamo tutto il giorno. Però io mi sento bene, cioè sto bene così. Sì, non mi sento che devo staccare. No. Cioè... No. Sì, a volte. A volte magari quando litighiamo mi viene in mente di dire una settimana da sola, però poi alla fine, dopo due giorni... No, perché siamo, secondo me, perché siamo due persone totalmente compatibili. Mm-mm. Abbiamo le stesse passioni, le stesse... Idee. Sto bene così e in generale sono sempre stata una persona, penso anche tu, molto poco socievole. Cioè preferisco trovare quella persona con cui vado d'accordo al 100% e basta. Cioè non mi piace avere il gruppo di amici, mi sento a disagio quando ci sono tante persone, ovvero più di due. Quindi direi che quello è un motivo. Infatti, per rispondere in modo pratico alla domanda proprio, non vi viene mai voglia di frequentare altre persone al di fuori di noi due? Sinceramente no, è proprio una cosa a cui non penso e che non è che mi deve venire voglia. Se magari dovessi incontrare una persona, un'altra persona con cui sto bene come te, ok, viene di in modo spontaneo, però non che vado a cercarmi qualcuno. Prossima domanda: dove siete nate? Ok, io sono nata a Novara, mentre tu sei nata a Pesaro. Okay. Perché i miei genitori sono sempre stati un po' viaggiatori. A Pesaro sono stata pochissima, poi sono andata a Roma. Domanda super carina. Avete degli animali in Italia? PS, Silvana ci manca tantissimo. Manca tantissimo anche a noi. Avete degli animali in Italia? Sì, lo avrete visto dal video. Io ho un cane che si chiama Pongo. Io a casa dai miei genitori esatto, ho tre gatti, Delfina, Tigretta e Robin. Quindi animali domestici non mancano. No, di sicuro. Sempre la stessa ragazza ci chiede: in che giorno siete nate? Io il 14 dicembre, quindi tra un po' farò il compleanno. Ovviamente è vecchio, ti facciamo gli auguri adesso anche se in ritardo. Io sono nata il 16 marzo del 1998. E io sono nata il 7 settembre del 1996.
Vi va di presentarvi chi siete, cosa vi piace fare e cosa no, una mini introduzione. Ok, allora, Lucrezia, 25 anni, cosa mi piace fare? Mi piace fare, direi, cose artistiche, cose creative. Cioè, non mi è mai piaciuto fare cose ordinarie, diciamo così. Mi sono sempre licenziata. Ogni momento che trovavo un lavoro nuovo mi licenziavo perché non sopporto la routine classica, anche quando andavo a scuola, proprio odiavo alzarmi tutti i giorni e fare la stessa cosa. Quindi cosa ti piace fare? Vivere così, vivere un po' a caso. Cosa non mi piace fare? Quello che non faccio. Ok, più o meno, come vi abbiamo detto prima, stiamo bene insieme, siamo uguali, quindi più o meno anch'io la stessa cosa. Sono Chiara, ho 23 anni e mi piace fare cose diverse tutti i giorni. Mi annoio subito appena faccio una cosa uguale e sempre uguale. Quindi cosa non vi piace fare? Annoiarci. Annoiarci, assolutamente. Allora, questa ragazza su Instagram invece ci ha fatto tantissime domande, cercherò di fare un botta e risposta velocissimo perché sono tantissime. Tornereste a vivere in uno dei paesi in cui siete stati? Assolutamente sì, il nostro paese preferito è stato la Polonia, in particolare Varsavia, quindi sicuramente ci torneremo e anche Parigi ci ha fatto impazzire. Eh beh, sì. Il ricordo più bello e quello più brutto che avete avuto di questa esperienza. Ricordo più brutto sicuramente Silvano, perché ci ha proprio distrutto il viaggio, sì. Perché comunque noi lo tenevamo sempre in casa, non era un semplice animale domestico, quindi quello più brutto. Quello più bello, sai che forse uno dei ricordi più belli è stato il periodo che abbiamo passato in ostello a Parigi. Vero, vero, sì, ci è piaciuto tantissimo quella l'esperienza dell'ostello a Parigi. Sì. C'è stato un momento in cui avete realizzato di aver realmente avviato questo progetto? Com'è stato? Ok, sinceramente il momento in cui ho pensato ok, forse ci siamo è quando abbiamo pubblicato l'home tour della casa di Roma ed è praticamente quasi esploso e quindi iniziavamo insomma ad ingranare. Ok. E quello è stato il momento in cui ho detto vabbè dai, forse ce la facciamo. Tornaste indietro, ci sono città o paesi che evitereste? No, io no. No, perché a noi piace viaggiare e ogni paese ci ha dato qualcosa. Quando avete deciso di iniziare a mettere soldi da parte, come vi siete regolati? Avete fissato una cifra da versare mensilmente ognuna di voi oppure ognuno metteva quello che poteva? Ognuno metteva quello che sì. poteva senza discriminazioni. Usiamo i soldi sì. insieme, chi ce li ha li mette, va bene sì. così. E all'inizio non ci siamo messi una cifra, mettevamo no. lì e poi alla fine abbiamo visto con quei soldi cosa riuscivamo sì, a fare. Sì, diciamo che poi la decisione è stata del tutto improvvisa e quindi avevamo qualche soldo da parte, ma non è che abbiamo messo da parte i soldi in base al viaggio, erano da parte lì prima, sì, quindi sì. abbiamo ritirato tutto e siamo partite. Com'è vivere con una persona 24 ore su 24? Immagino che gestire un rapporto amoroso a volte sia più semplice che gestirne uno con un'amica. Okay. Non lo so se gestire un rapporto amoroso sia più facile, per alcuni aspetti magari sì, per altri no. Sicuramente non è facile come abbiamo risposto prima direi, sì. non è che non litighiamo però abbiamo quella simbiosi tale da gestire bene sì. il rapporto sì, che sì. abbiamo. Io sinceramente ho l'idea che rapporto amoroso o rapporto di amicizia secondo me non cambia niente. No. Se è una vera amicizia ovviamente, non un amico così tanto sì. per. Se è una vera amicizia come tipo la nostra, secondo me cambia poco e niente. No, cioè cambia solo una cosa che capite sì. da soli, sì. cioè, non devo dirlo. cioè. Però a parte quello è uguale perché condividi tutta la sì. parte della giornata, sì. tutte le esperienze che fai, quindi, è la stessa cosa. Collegato alla domanda precedente, mi immagino che per ottimizzare gli spostamenti voi abbiate un guardaroba unico. Non nascono litigi per questo? Infatti sicuramente lo avrete anche notato dai video che mettiamo gli stessi vestiti. Una volta ce l'ho io, una volta ce l'ha lei sta maglia. Per fortuna abbiamo la stessa taglia. Sì, non ci siamo mai fatte nessun tipo di problema. No. Sono proprio cose a cui io non penso. No, assolutamente non me ne frega no. niente. A volte non sentite il bisogno di avere i vostri spazi? Abbiamo già anche risposto prima, sinceramente in 365 giorni l'anno no.
magari c'è quel giorno in cui mi dai più fastidio del solito che vorrei starmene da sola, però è veramente una cosa così, magari sì, di quel momento che mi sveglio male e ok, però no, sinceramente no. Nella vostra gestione finanziaria non sentite a volte il bisogno di avere ognuno i propri soldi e non necessariamente in comune? Anche questo no, sono come i vestiti, come gli spazi, non sono cose che mi toccano, cioè non ci penso proprio. Altra domanda, sempre della stessa ragazza: amo viaggiare, ma io non ce la farei a cambiare casa ogni mese con tutto in una valigia, una stabilità in qualche modo, un posto da arredare e chiamare casa. Non avete paura di starvi perdendo qualcosa? È anche vero che voi quella vita l'avete un po' già vissuta, ma non vi ha entusiasmato, quindi mi sa che mi sono risposta da sola. Anche qua abbiamo fatto un video proprio qualche settimana fa, ve lo lasciamo qui sopra, qui parliamo appunto di questa cosa. È per calzapennello. Calzapennello. Allora, prima di partire pensavamo assolutamente che la vita che stavamo facendo, quindi una vita normale tra virgolette, ci aveva stancato del tutto, non volevamo avere una casa perché intanto non eravamo legate a quella cosa. Poi siamo partite, siamo state appunto 7 mesi in 7 appartamenti diversi senza niente di nostro e questa cosa un po' ci è mancata. Sì. Quindi, come diciamo sempre, il combinamento perfetto sarebbe viaggiare 6 mesi fregandocene di tutto e poi avere una nostra casetta con le nostre cose da arredare, da creare un qualcosa di nostro. Sì. Non sentite mai l'esigenza di avere un rapporto amoroso con una ragazza o un ragazzo? Domanda molto gettonata anche questa. Io no, sinceramente. Non sento proprio questa esigenza. No, cioè so che può sembrare strano perché mi rendo conto che gli altri non vivono in questo modo e quindi siamo strani. Sembra noi. Strano che noi non abbiamo un rapporto, al di fuori non vogliamo un rapporto, uno dice boh, ma cioè è strano. Ma non me ne frega niente. No, no, perché so appunto, come ho detto prima, secondo me, a parte la parte sessuale che è diversa, togliendo quello, a me non cambia niente essere fidanzata con un ragazzo o io stare penso con loro, lei come amicizia. Io penso che loro senza filtri intendano la parte sessuale. Ok, me. Allora no, cioè, non mi interessa. Non so. Boh, non ci penso, non lo so, poi magari sicuramente, magari non lo so, può capitare che magari trovi quella persona per cui trovi attrazione e cambia tutto, non lo so, ma non lo so, non so rispondere perché mi sento diversa, strana per questo aspetto, non mi sono importa. Sono cose a cui non penso e quindi non mi importa. Cioè non ho voglia di viaggiare, di vedere posti, di fare cose, non mi importa tanto quella cosa, non so come dire ragazzi. È così. Oddio, questa domanda è bella tosta. Allora, se doveste scegliere 3 cibi, ciascuna che avete amato e uno che non vi è piaciuto assolutamente in questi mesi all'estero. Ho quello che proprio solo a pensarci mi viene da vomitare. Ok. L'alba. Mi ha fatto venire una nausea che ho l'incubo. Ho l'incubo anche dei semi di sesamo adesso, sul pane. E invece il mio che ho odiato e che mi ha fatto schifo è quello che abbiamo assaggiato per ultimo nell'assaggio snack lituano seconda parte. Quei cosi indescrivibili, grandi così, che avevano quella forma di meringa morbida. Oddio, cioè mi ricordo ancora il sapore. Quello mi ha fatto schifo. 3 cibi invece che avete amato. Io qua ne direi uno generico che abbiamo imparato in questo viaggio a mangiare e a introdurre nella nostra alimentazione, la barbabietola. La barbabietola, è vero? A Vilnius, nel ristorante cinese, il cavolfiore e le patate con quella salsa Singapore. Mamma mia, quelle me le sogno di notte, cioè, una bontà. E poi il mio terzo, i kibinai. I kibinai, una cosa wow. Buoni i kibinai. Ci sono state tante cose che mi sono piaciute e non riesco ad individuare proprio una in particolare. Pure della Francia, cioè il formaggio di capra. Forse il formaggio di capra francese, quello fatto tipo stile brie, anche se era semplice come cosa, però... Il paese, città in cui avete sentito di appartenere, Varsavia.
Da quando programmate questi viaggi? Allora, da quando programmate, in generale, da quando c'è stato il Covid che poi ci ha spinto a cambiare vita, a provare a fare uno stile di vita da nomade digitale, è da quel momento che abbiamo iniziato a programmare il nostro primo viaggio, questo sì. Appunto in giro per l'Europa, programmandolo appunto in posti economici perché avevamo pochi soldi, quindi da quel momento, e poi in generale programmiamo i nostri viaggi più o meno un anno prima. Sì. Poi purtroppo con questa storia del Covid uno non riesce a programmare niente, però ci iniziamo a pensare un anno sì. prima di partire. Avete un sogno da realizzare? Tipo, tra esattamente 5 anni come vi vedete? Beh, io spero di riuscire a mantenermi, cioè a mantenerci insieme facendo sì. YouTube con anche poco, non dico di voler guadagnare una cifra immensa, però ovviamente adesso si tratta di una cifra che non ci permette di vivere mm-hmm. e quindi poi spero di riuscire nel mentre che abbiamo questi risparmi, perché cioè abbiamo bisogno di iniziare a guadagnare qualcosa sì. di concreto a breve, quindi spero che tra 5 anni saremo riuscite nel nostro progetto finale, insomma. Sì. E invece un sogno un po' idealistico? Beh, io ho troppa voglia New di andare York. A New York. New York. New York, l'America, New York. Gli Stati sì. Uniti, sì. è proprio il punto. Il sogno americano. sì. Io ho un'altra domanda, qual è la città dove vorreste vivere in futuro? Oddio, non lo so, dobbiamo prima vedere altri più posti. Più posti. Adesso ne abbiamo visti solo 3, cioè abbiamo visto solo 3 paesi e ci siamo focalizzate su Varsavia. Vedendo tutto il resto del mondo magari cambieremo idea, certo. Non lo so. E adesso poi rispondiamo Varsavia anche in base al budget, perché sì. come avete visto è una meta super economica per quello che sì, offre. Sì, certo, ovvio. Nel vostro domani vi vedete mamme? Vorreste avere dei bimbi? Una domanda particolare. Io rispondo io. Vai. Prima, allora, io no, okay. sinceramente. Sicura al 100%. Sicura al 100%. Cioè, lo sai proprio per sì, certo. Sì. Tu? Non lo so. Cioè, se devo pensare in modo ragionevole, sì. adesso ti dico no. Perché okay. ho 20 anni, perché voglio fare 1000 cose. Quindi... No, ma anche quando ti sarai stabilizzata fra esatto, altri 10 anni. Senso, non so quanto possa cambiare una persona nel tempo e quanto possano cambiare le sue idee. Mm-hmm. Nel senso, sono molto indipendente come persona, non mi piace avere, non so come dire, cioè voglio essere libera, quindi ti direi di no. Non sta nel mio stile di vita, non so come mm-hmm. dire, quindi non lo so, cioè poi mm-hmm. la vedo molto in modo strano questa cosa. Adesso attaccherei un pippone che proprio non ha una fine, non ha un inizio. Poi un viaggio in Africa, per dire, sto dicendo una cosa a caso, vedi quelle persone in difficoltà, hai la possibilità di aiutarle, perché no? Cioè perché non potrei adottarne mm-hmm. una okay. e magari quando sono stabile occuparmi di quella persona, per dire... Però non vedo l'idea di famiglia, cioè okay, non sì. in quel senso. Ci sta a fare queste domande, sì, no? Sì, sì, certo. Spero si sia capito quello che volevo dire, non lo so se si è capito. Andiamo avanti.